Ebbene, sono Daxol. Oggi, come state vedendo dal titolo e anche come state vedendo dalle mie monete, se si vede un po' male la webcam, non fateci caso. Provo ad avvicinare, però non so cosa potrebbe fare. Passano i treni. Sì, non si vedrà molto il gioco. Questo è un bug, come avere tantissime monete, ma proprio una miliardia. C'è un sacco di miliardi, senza cadere miliardi, di monete sul server delle Skyblock. Adesso si vede benissimo, credo. Cioè, si dovrebbe vedere benissimo. Allora, per fare questo glitch vi servirà un portale del Nether, questo insomma. Io sento dei zombie, ma non li vedo. Comunque, francamente, se state vedendo bene, sto guardando dalla webcam. In realtà non si vede, però sto guardando davvero dalla webcam. Quindi non sto guardando dalla Switch, ma sto guardando dalla webcam. Oh mio Dio, quanto sto dicendo webcam. Eccolo qua, lo zombie. No, 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 la, 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 la. No, aiuto, non so giocare con i controller separati. Niente. Cosa dovete fare? Avere un portale del Nether e basta. Cosa dovete fare? Andate qui, andate su Isola. Andate su Reset Isola. Reset Nether Island, quindi resettare l'isola del Nether. Yes. Poi scrivete questo delete. Aspettate un attimo. Scrivete, andate su invia. Ecco, sta scritto Your Ne Island Nether 1 has been reset. Significa l'isola. L'isola nel. Un attimo che devo vedere la chat. La tua isola del Nether 1 è stata resettata. Voi direste: oh mio Dio, Dark, ma hai perso tutto quello che c'era dentro la tua isola del Nether. Francamente no, perché l'isola del Nether c'era ancora qui. Però non c'era niente dentro, non vi preoccupate, c'era solamente questo. Dentro questa cassa ci stanno le cose iniziali, ovvero la verruga del Nether. Prendete solo la verruca del Nether. Andate di nuovo su Skyblock. Open Shop. Andate sulla cassa del Nether, che significa che venderete, cazzo. Cazzo, merda, la telecamera. No, non si vede bene. Ok, andate a vendere la verruca del Nether. E ve li venderà per ragazzi 320. Personalmente 32 verruche del Nether. Attenzione, attenzione. Ecco qui, sono arrivata a 20, a 2050, 2500 monete. Vedete perché qui questo glitch dà tantissime monete. Però ovviamente c'è una cosa brutta, ovvero che se adesso io dovessi rifare la stessa cosa per un reset isola Nether Island, questo. Andiamo su delete. Lete. Ecco, sta scritto questa scritta che in poche parole non posso cancellarle troppe volte di fila, però funziona il glitch. Così voi farete così tante monete, ma proprio tantissime, e ne farete così tante che andrete nello shop un giorno con un vostro amico accanto e direte: ehi amico, guarda cosa faccio. Andrete sullo shop, andrete qui su spawner e comprerete questo spawner qui. Oh. Questo. Spawner di Iron Golem. Oh mio Dio. Io mi comprerò quella di Pig, perché sì. In realtà non c'ho i soldi, quindi ecco, infatti. Però non dovreste passare troppo tempo. Tipo adesso me lo dovrete far resettare. Credo. Non lo so, credo di no. Reset Nether Island. Infatti no, non qua. Però dovreste aspettare, che ne so, un minuto dovete aspettare. Dovete aspettare solamente un minuto. Dopo un minuto dovrebbe farvela resettare. E dopo che l'avrete resettata, sì, qui c'è una bellissima croce. E dopo che l'avrete resettata potrete fare la stessa cosa sempre all'infinito fino a che non arriverete
ai soldi che vi servono. Ah, alcuni blocchi non possono essere, alcune cose non possono essere vendute, come tipo le lacrime di Ghast, le puoi vendere, ma ti danno veramente una cagata assurda, cioè dovrebbero dare pochissime monete, tipo 4 lacrime di Ghast mi danno solo 8 coin. Ma potete vendere anche qualcos'altro di valore, che ne so, tipo io posso vendermi il carbone. Che ne so, questo carbone non mi serve. Bulk selling. Vendo il carbone che non mi serve. Quanto che no? 128, allora fa cagare. Se non sapete quale prezzo, cioè nel senso quando li venderete i vostri oggetti quanto varranno, andate su, che ne so, volete vendere il minerale di carbone per sapere quanto vi darà un solo pezzettino di carbone. Andate su ore, sopra minerali. Allora, su carbone la scritta in rosso significa quanto vi daranno se lo venderete, in questo caso due monetine. Invece se vendo un diamante mi danno 20 monetine. Se invece vendo, che ne so, se dovessi vendere un minerale d'oro mi darebbero 15, ma invece se lo comprassi me ne darebbe solo 40, cioè spenderei solamente 40. Cazzo, la telecamera del cazzo. In conclusione, si è fatto, adesso possiamo rifarlo il glitch? Scopriamo. Credo di no. Sicuramente. Sicuramente. Sicuramente no. Vorrei farlo con le mani, ma non posso perché sennò cade la switch. Ecco, delete. Non funziona. Oh, cazzo, sì! Pensavo che veramente funzionava. Sì, avete visto anche voi, dopo 1 o 2 minuti funziona, riandate nell'isola, aspettate che si carichi, però state calmi. Niente, per la stessa cosa che avete fatto prima, ovvero andate nel Nether, guardate nella cassa e ancora altre verruche del Nether. Vi consiglio di prendere anche la sabbia delle anime perché quella si vende a un soldino, ma insieme alle verruche del Nether si vende a buon prezzo. Guardate. Open shop. Bulk selling. Vedete, le verruche più sabbia delle anime, raga. 384. E niente. Niente, nel frattempo Dark Soul venderà cosa più non posso fino a che Dark Soul non arriverà a una cifra così alta che andrà su spawner e si prende questi. No, no, non il gas. Il pig spawner. Perché il pig spawner? Perché sì. Perché sì. No, in realtà vi devo dire la verità perché è quello là che costa di meno. Niente, fate sta cosa all'infinito. Scrivetemi anche sotto nei commenti cosa potrei vendere. Perché alcune cose non me le fa vendere, come tipo i minerali, i cani, voglio dire i minerali, i picconi, il diamante, che cazzo tua madre. Ah, fatto. Però voglio sapere una cosa. Voglio sapere a quanto si vende. Nel frattempo abbiamo un'altra sabbia delle anime, però questa qua non la spreco. Voglio sapere quanto mi danno per delle mele. Mi sa che le mele o non si possono vendere oppure si vende una moneta, una mela. Vendete le mele. Vendete anche le mele, che è molto utile perché qui gli alberi qui si fanno a bizzeffe. Comunque, e niente, raga, questo è il glitch. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un mega pollice al video se vi è piaciuto! No, seriamente, ragazzi, se vi è piaciuto il video, like. Se non vi è piaciuto il video, dislike. Se invece volete, che ne so, darmi un'idea per il prossimo video, tipo scrivete hashtag game, hashtag game, così come sto scrivendo io. Guardate, così. Così, guardate. Che cazzo è hashtag? Eccolo. Vedete, hashtag game.
scrivere, puoi mettere lo spazio, poi che ne so, volete consigliarmi, per favore ragazzi, un gioco, non che devo pagarlo tanto, perché non voglio pagare 50 € per un gioco che poi mi farà schifo. Scrivetemi hashtag game, poi che ne so, mi volete consigliare Fall Guys, scrivete Fall Guys. Poi, che ne so, scrivete la motivazione e poi scrivete perché mi dovrebbe piacere. Che ne so, mi piacerebbe Fall Guys perché ci sono le skin. Ci sono. No! Trovo già sta camera. Ecco, scrivete Fall Guys.